Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Gospodin s vama. Il Signore sia con voi. Čitanje dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il Re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, o straniero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo servito? Egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, oggi è la solennità del Cristo, Re dell'universo, di tutto il creato, e celebriamo ciò che è il senso di tutto, il Cristo Re, che Lui regni, non nel senso dei re terreni, ma in modo diverso, che il suo amore regni ovunque, in noi. Questo è il suo scopo, perciò ci ha dato il desiderio e la libertà, il desiderio anelito e di desiderare questo e la libertà per decidersi. Ci domandiamo, fratelli e sorelle, che cosa regna in noi? Abbiamo noi certi re? Che regnano tra di noi? Esiste qualcosa, un re che regni dentro di noi? Ricordiamo il re Davide.
tako poznat, tako slavan, che era tanto conosciuto, famoso. Ma in lui c'era la passione e lui voleva fare di tutto per avere Batsheba come moglie. Ha fatto addirittura uccidere Uria, suo marito, lui re, e praticamente è servo di qualcosa, servo della passione. Lui non è re in se stesso, su di lui regna qualcosa, qualcosa che l'ha conquistato, l'ha governato in modo di fare un tale tale cattiveria. Oggi, fratelli e sorelle, vogliamo vedere che cosa regna dentro di noi. Esistono forse i pensieri negativi, i sentimenti negativi? Una storia per me tanto buona, io la racconto spesso. Quando uno dei carcerati nel campo di concentramento nella Seconda Guerra Mondiale è venuto poi a trovare un suo amico con il quale aveva diviso il destino del campo di concentramento durante la guerra, l'ha chiesto: amico, tu hai perdonato a coloro che ci hanno fatto del male? Questi rispose: sì, sì, ho perdonato. E tu? No, io li odio tuttora. E quell'altro gli rispose: amico, allora tu sei ancora carcerato da loro? Cari fratelli e sorelle, dopo 20 anni, da quando è uscito dal campo di concentramento, lui è ancora carcerato. E schiavo di che cosa? Di odio, perché odio governa su di lui, modella la sua vita, il suo modo di vedere, di guardare, fa influsso su di lui, sul suo modo di pensare. Noi, fratelli e sorelle, vogliamo domandarci: c'è qualcosa che regni dentro di noi in questa maniera? Oggi desidero decidermi per Gesù, che Lui regni in noi, e questa è la libertà. Quando l'amore regna dentro di noi è la libertà. To je dobrota, to je dobrota. Dvojica filozofa bili su... Due filosofi, Aristip e Diogeno. Diogeno viveva, mangiava lenticchie, pane, e l'altro viveva nella corte del re e godeva tutti, Aristipo godeva tutti i benefici della corte, e questi disse a Diogeno: adora il re, sottomettiti a lui e non dovrai vivere mangiando questo cibo misero, lenticchie e pane. E Diogeno gli rispose: Aristipe, impara a vivere mangiando lenticchie e pane e non dovrai sottometterti al re. Ecco, fratelli e sorelle, noi desideriamo deciderci per questa libertà, liberi dalle cose, liberi dalle persone, essere liberi per Gesù, per ciò che abbiamo sentito nel Vangelo, per avere un amore libero dalle lodi, premi, onori. Ami perché questo è buono. Il bene non è mai tanto buono quando non siamo coscienti di fare del bene. Si dice che il santo è un santo finché non viene a saperlo, non è cosciente di essere un santo. Come Gesù dice, la sua sinistra non sa cosa fa la sua destra. Cosa ho fatto?
Ho fatto qualcosa di buono? No, non lo so. Un amore libero. Fare del bene perché questo è buono. E in questo modo creare l'amore, l'amore che crea l'amore nell'altro. Un ragazzo ha raccontato il cambiamento miracoloso avvenuto in lui e faceva tanti problemi in modo che nemmeno la polizia sapeva cosa fare con lui e l'hanno portato da un padre, padre Flanagan, e lui testimonia questo. Questo primo incontro l'ha cambiato. Lui dice, questo uomo non mi ha detto nulla, ma io ho sentito che lui la pensa così. Tu sei buono, tu non sei cattivo. Io l'ho sentito e questo mi ha cambiato. Dopo hanno chiesto padre Flanagan che cosa ha fatto di aver cambiato questo ragazzo tanto problematico. Lui ha risposto soltanto qualcosa come un ragazzo cattivo non esiste. Lui ha visto il bene in questo ragazzo e ha creato il bene in lui. Quando vediamo il bene negli altri, questo è operante negli altri. Quando io amo nella maniera di creare l'amore nell'altro, risvegliare la bontà. Ecco, fratelli e sorelle, tendiamo a questo amore. Un amore che non può far diversamente. Non so che cosa ho fatto di buono. Cerchiamo di avere questo amore. Ecco cosa Gesù vuole da noi, di fare del bene, e quando facciamo il bene, come visitare gli ammalati, dare da mangiare agli affamati, visitare i carcerati, vestire i nudi, quando facciamo queste cose le facciamo a Lui, a Gesù. Ispirazione nella solennità d'oggi sia quell'uomo crocifisso a fianco a Gesù. Doveva ascoltare anche quell'altro crocifisso e anche le voci ai piedi della croce. Doveva vivere tutta questa esperienza, eppure ha riconosciuto Gesù. Nei momenti terribili lui ha riconosciuto Gesù. Quell'uomo ha detto a Gesù, Gesù ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Anche noi, fratelli e sorelle, siamo invitati a riconoscere Gesù anche in questi tempi che non sono semplici, ma riconoscere Gesù e fare il bene per Lui siano ispirazione per noi. Anche i tre Re dall'Oriente cercano Gesù. Dove quel re dei Giudei e lo riconoscono nel bambino? Cerchiamo di riconoscere Gesù e di fare del bene per Lui, essendo sempre coscienti. Qualsiasi bene che facciamo, lo facciamo per Gesù. Amen. Adesso professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Uputimo svoje... In quest'ultima domenica dell'anno liturgico, radunandoci tutti insieme, preghiamo Gesù e lo riconosciamo come Signore e Re della nostra vita. Signore Gesù, ti preghiamo per tutti coloro che donano il loro tempo per aiutare gli altri, preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per coloro a cui nessuno pensa, per chi è in fuga dalle guerre e dalla povertà, preghiamo. Ti preghiamo per chi è chiuso nel suo mondo e protegge solo se stesso, per chi, per paura di perdere, ha anche smesso di amare, preghiamo. Ti preghiamo per le nostre famiglie, imparino da te a trasformare le cose in cui abitiamo in luoghi di generosità, preghiamo. Ti preghiamo per la nostra comunità parrocchiale, sia la casa di tutti in cui tutti possiamo scoprire e incontrare il tuo grande amore. L'intercessione e l'esempio dei santi diano ali all'impegno di lasciare per Dio tutto ciò che ci porta lontano da Lui. Preghiamo. Per i morti di questa notte e per chi oggi morirà, odano tutti la voce potente di Dio che li chiama alla vita eterna, preghiamo. Ti abbiamo presentato alcune nostre necessità, o Padre, concedici secondo la Tua volontà di vivere seguendo la Tua parola nella semplicità e nell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.